quella roba là in alto. Raga, io di qua la vedo, eh. Dove? C'è un volto, eh. C'è un volto. C'è un volto lì. Occhio, occhio naso. Occhio. C'è un volto, eh. C'è una faccia. Lì, 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 lì. Qua dici? Lì, lì, sì, lì. Occhio, occhio naso. Ah, è vero, il naso è tipo grande, cioè sì. Un po' più grande. Sembra sì. Quasi la faccia di un maiale. Bravo, sembra la faccia di un maiale. Ha brillato! Ha brillato! Ma magari chi lo stava dipingendo indossava una maschera? Potrebbe essere. No, vabbè, che ansia. Che ansia. Miseria! Cos'era? La porta! Si è chiusa la porta! Ti bro! Guarda le mie uno! Guarda le mie uno! Guarda le mie uno! Okay. Ok! Bene! Sei incazzato! C'erano dei passi! C'erano dei passi! Appunto! È uscito da questa stanza? Sei uscito dal quadro? Cosa facciamo? Andiamo a dare un'occhiata! Fai prendere la telecamera anche a me. Che non si sa mai. Ok. Raga? Cosa c'è? Cosa? Brilla! C'è un segno sul vetro. Come fosse una ditata. Però non ci ho fatto caso se prima c'erano, eh. Non lo so, però la vedete, raga? Qua. Sì, però io non so quello se c'era o no, perché magari... Va bene. Cosa guardi? Il quadro. Perché? Perché non lo guardavo. Cos'è il quadro? No, lo guardavo. Cioè, no. Perché? Chi c'è? Vai piano? No, perché qua ci sono... Era questa, comunque. Che faceva rumore? Sì, era proprio questo rumore qua. Di cosa? Le scale? Sì, beh, proprio le nostre scale. E becchi le scale del vicino? No, però c'è... No, proprio, per favore, non lasciarmi qua dietro. Cioè, infatti ve l'ho regalato, cioè. Cavoli tuoi. È tutto a posto. Tutto a posto? Beh sì, è tutto a posto, mi sembra. Dior dorme. Merlino è terrori... Merlino è stralunato. Maso. Odio. C'è una cosa che odio, i quadri storti. È dritto? Sì. Perché era storto? Perché ne so. Brilla. Ma va a cagare. Cosa c'è? Guarda! Cosa? Guarda! È storto! Oh mio Dio! Anche quello! Non l'avevo visto scendendo le scale! Fermi! Sono tutti storti! Oh mio Dio, è angosciante! Sono tutti i quadri storti! È angosciante! Sono tutti i quadri storti! Scusa! Ovunque sono storti i quadri? Anche sopra? Anche sopra? Ma non ci ho fatto caso. Oddio, ragazzi. Ma stai scherzando? Guarda quelli là. Oddio, sì. Anche questi. Sono tutti storti. Sono tutti storti. Guarda.
Oddio, quello, guardalo, il bagno, anche quello. Tutti storti. Anche quello là è un po' storto. Perché? È lui, eh? È lui. Perché? Perché? Perché c'è storto i quadri? Non lo so. Cioè, ti rendi conto che sono tutti storti? Non lo so. Cosa vuol dire? E non lo so. Lo sapessi. Non porta sfortuna in teoria quando il quadro è storto, quando lo raddrizzi, non so, non mi ricordo. Quando lo raddrizzi? Sì, ma a casa di un altro, forse. Ah, sì, okay. Forse è vero, a casa di un altro. Vabbè, ma. No, penso che allora, c'entri. Allora, come non penso che c'entri? Cosa c'entra la sfortuna? No, okay. No, io intendevo dire, però, perché l'ha fatto? Cioè, è lì il punto. Perché ma, a scusa. Sto giro si è incazzato. Ok? Sì. Si è incazzato e non ha manifestato qualcosa solo lì dal quadro. Madonna che spavento. Occhi chiusi o quello che... Ok? No, non okay. Ha manifestato solo quello. Scusatemi. Sbaglio la prima volta che succede che questo esce. Infatti ti stavo proprio pensando quello, scusa. In realtà non è successo. Le anomalie non sono successe solo nella stanza dove è il quadro, che quindi ci sai, ci può ancora stare. Ok. Sono successe... La maggior parte possiamo dire fuori. Esatto. Anche al museo dell'impossibile. Le robe succedevano lì. Sul quadro. Lì dal esatto. Quadro. È la prima volta che questa, tra virgolette, entità, quello che sia, esce. Se ha fatto le scale, è venuta giù. Se ha spostato i quadri, qualcuno li ha spostati. Scusa, okay. Chiedimi un po'. Chiedi se sei qua. Sei qua? Perché è molto misterioso. Sei qui? C'è qualche entità qui? Mi hai spostato i quadri di casa? Sei stato tu? Manifesta e sparisce. Guarda anche l'M1, ce l'ha fatto brillare solo in determinate occasioni. È vero. Quando si è arrabbiata. E mai per altro. Cioè, sembra quasi che non gliene frega niente di avere una comunicazione. Ma solo una manifestazione. Probabilmente ha solo un obiettivo. Quale? Lo sapessi, sarei a cavallo. Ma mi fai... Non so, ma secondo te dobbiamo rimetterli a posto? Sì, ovvio, non sto qui, quando è storto in casa. Ma secondo te comanda lui in casa mia? No. Però... Niente, non vuoi neanche dirci se sei ancora qua, in salotto, in cucina. Cioè, perché non capisco, oppure si manifesta e ritorna nel quadro? Non lo so. Non ti metto una cosa. Vai. Lui si manifesta quando spariamo il flash. Sì. Ok? Sì. Nello studio le luci erano tutte spente. Sì. Qua le luci erano accese. Non lo so. E in che senso? Ma scusami! Ha sposato anche il chiodo? No. Questa roba è angosciante. Ah no, no. Evidentemente devo solo trovare la posizione giusta. Cosa stavi Ti dicendo? Ti stavo dicendo.
Lui si manifesta quando lo incitiamo col flash, ok? Ok. E se fosse la luce a farlo manifestare? Perché tu gli dai luce col flash e lui si manifesta. Ok, ma qua era tutto acceso, infatti. E infatti sopra era spento. Forse per quello che... Che è venuto giù, tu dici? Che è venuto giù. Non lo so, sto ipotizzando. Sto ipotizzando, Ed è venuto giù perché gli dava fastidio la luce? No, perché qua c'è luce. È come se prendesse magari energia dalla luce. Perché? E perché mi sposto i quadri, scusa? Non lo so. Magari voleva farteli cadere, voleva che appendessi lui lì. Cos'era? Passi? Di nuovo. Erano di nuovo passi. Ma erano sopra. Cos'è che cicola? Rock, bravi! Cos'è che ha cicolato? Una porta? Sì, porta. Ho cicolato una porta. E sopra? E di nuovo sopra. E sopra allora. Ok. Ma perché devo andare io? Vai. Vai. Adesso dietro. E di nuovo sopra. Storti. Cos'è sto vento? Non lo so, c'è la soffretta. Bravo. Questo è Merlino. Ok, ok. Raga, c'è un problema. Quale? Oddio, stiamo non scherzando. C'è il quadro. Oddio, raga. Simo. Dov'è il quadro? Simone. No dai raga, no, non è possibile. Oh, non c'è il quadro. E dov'è? E che ne so dov'è? Non c'è il quadro. Eppure non abbiamo sentito tipo quadro. No, no, non l'ho sentito cadere. Infatti, cade, cade lì. Ma pare che infatti cade lì. Raga! Oh mio Dio! Ho i brividi! Oh mio Dio! Raga, ma sopra il nostro letto! Vedi, te l'ho detto Paul prima, che voleva essere appeso da qualche parte, per quello che ti sposta i quadri. C'era un chiodo lì. Sì, c'era un chiodo. E c'era anche un quadro prima, non mi ricordo. No, no. Allora vedi, ha trovato il suo posto. Cercava un chiodo? Bene. No, aspetta, calma, se lo levo siamo punto a capo. E cosa vuoi fare? È terrificante. Allora, aspetta. È terrificante. Ed è pure storto. Aspetta, lasciamolo lì. Ho un'idea, aspetta, lasciamolo lì. Ho già l'ansia dopo questa frase. Se lì un motivo c'è, magari esce fuori allo scoperto. L'abbiamo già fatto mille volte. Prendo un cavalletto stanotte quando veniamo qui a dormire. Ah, vado in rec. Paolo, lo senti Merlino? È la mia risposta. Questo rumore vuol dire solo una cosa. L'ha fatta. Prendiamo un cavalletto, una videocamera. La tua idea fa cagare. È un'idea di merda. È un'idea di merda, Paolo. Io non sto con quel quadro lì sopra il letto. Cosa? Ma sulla testa, ma tu è... No. Ascolta. Beh, Debbie, guarda. Ascolta, io l'ho fatto. E quindi che cacchio me ne frega se Simo si butta dal posto? No, io l'ho messo di fianco, però aspetta, guarda qua. Io la sto vedendo l'inquadratura. Perfetta. Noi due e il quadro, maledetto. Che bello. Film. È molto romantico. Sì. Filmo quando andiamo a dormire, ok? E vediamo se succede qualcosa. Magari poi non succede niente. Magari... Veramente ha ragione Simo, magari vuole solo il suo posto. Comunque non sarà lì. Va bene. È antiestetico. Beh, io l'ho peso subito un chiodo comunque. Se vuoi te lo ridò. No, no. È antiestetico lì, non lo voglio in camera mia. Vabbè, raga, allora. Poi piantare un altro chiodo. Io metto un cavalletto e ci filmeremo stanotte quando andiamo a dormire. Allora lo metterai poi il cavalletto.
Perché tu adesso qua non fai niente. Adesso andiamo a sistemare tutti i quadri. Sì, bene, andiamo a dormire, lo metto. Non mi piace. Guarda, io vi odio. Potrebbe essere tutti e due.